Alleluia, alleluia. Finalmente una partita post-coppa vinto, miracolo divino. Ci siamo riusciti a espugnare Empoli con un ben 3-0, doppietta del mercenario e Lautaro. Solo tutto nel secondo tempo questa partita, però sti cazzi, ok? Finalmente ho rivisto l'Inter che volevo. Questa Inter ci voleva tanto, essere così cinica, così in grado di poter regalare prestazioni in casa e fuori casa senza avere intoppi? Solo adesso ci svegliamo nel finale a conquistarci con l'unghia e con i denti questo quarto posto? Non lo so io, però godiamo, perché è quello che dobbiamo fare, godere, ok? Non me voglio manco rammentare delle cose indietro, pensiamo ad oggi. Così vi voglio sempre io, così. Io vi voglio sempre così, in tutte le partite del cazzo, così vi voglio. Cinici e quant'altro. Tante cose si potrebbero sottolineare di questa partita. Sapete già? Inzaghi, hai visto quanto è bella Slani? Cominciamo a dargli un po' di fiducia a sto ragazzo, che dice? Inza? Che anche Aslani nel gol di Lautaro, sempre lui di mezzo ci stava, ben entrato, impatto sulla partita, non ha avuto problemi, non ha usato nulla, pam! L'importante è che il mercenario ha segnato, ragazzi, doppietto, oggi il mercenario, madonna, è ritornato in formissima finalmente. Oh, dico io, era ora. Se segna il mercenario a questo punto significa che tutto sembrerebbe che ci sono tutte le speranze per vedere tante luci da qui alla fine, me lo auguro. Perché se poi ci siamo accesi tutto insieme e qualcosa indietro abbiamo lasciato, comincia dopo. Ma lasciamo stare le analisi. Perdiamoci questi benedetti 3 punti, che sono fondamentali per la lotta Champions. Rimaniamo ancora lì, con la speranza che qualcuno possa cascare. Prendiamoci sti cazzo di punti. Finalmente, dico io. Dai, mercenario, ha fatto quello che ti ho detto, ragazzi. Se è segnato il mercenario, va bene così. Va benissimo così. Godiamoci sta bella vittoria, va.